tutti gli staticaster che girano, non è solitamente un gran piano. Sì, infatti Z-Stratocaster mi sa che si gioca proprio per questo motivo, più chiaramente uccidere i vari Manadorks dell'avversario. Però Z-Stratocaster non va tolto chiaramente in questo matchup, per correre il rischio di prendersi una stormata di Goblin in faccia. Su cosa togliere? Cosa ci potrebbe essere in quel mazzo? In storm o in No, chiaramente in pod. in pod o diminuisci secondo me i pezzi della combo, magari un restoration in meno, che effettivamente non è, oltre che mettere clock, non ha grosse utilità. Però da giocatore, non avendo mai giocato il mazzo, non saprei esattamente come possa essere la sfidata. Ce l'hai te? Allora, vediamo che ha inserito tre negate, come avevo supposto all'inizio. La Ooze, il Casali e lo Sliver, quello che... Armonico. l'armonico. Sì, e Cibac parte mulligando. Casali e Sliver ovviamente sono entrati per avere un'opportunità di spaccare Pyromancer Ascension. Mentre ha tolto un Finx. Ha L'invala. la Linvala che non ha alcuna utilità contro Storm. Un Wall of Roots. Un Restoration, come avevo pronosticato. Un Manadorks. E uno Splicer, che è la mono per Tech che ha Cibac in main. Che prima d'ora non avevo mai visto giocata, almeno in pod. Sì, no, in realtà Splicer in T2 di pod si giocava perché proprio è un ottimo drop a 3 che ti lascia il golem e puoi riuscire a spottare a costo 4. Quindi in T2 si giocava ed era anche molto forte. Ha scelto di giocarlo, non so perché, forse per gli aggro e comunque è un ottimo modo per poddare. Cibac parte forte subito con Manadorks. Ah, però rivela una mano senza lande. L'avversario con Storm tira Angitaxian e sa già che si sta trovando avanti un avversario che non naviga nelle migliori situazioni. Certo, se il suo piano era Pyromancer Ascension, tra Casali e Armonico sarà dura portarlo a termine. Ah, ma quella mano va tenuta tutta la vita. Infatti, pesca la seconda landa. Adesso andrà di Manadorks, Casali. E sarà un'altra vita, dai. Si tiene open per forse spaccare subito Ascension a fine turno? Potrebbe. Ah, anche. Potrebbe, non lo so se io avessi. Probabilmente avrei giocato l'altro Manadork. Volevo spingere il più possibile. Cioè, quel mazzo ha partenze veramente devastanti. Teoricamente, di terzo quarto può chiudere. Può chiudere. Sì, di terzo, se hai la gran fortuna di riuscire ad attivare il Pyromancer nel turno in cui scende. Scavenging! Subito! Ha rimosso con Fulmine Casali in risposta al trigger di Esaltato una volta che era stato dichiarato attaccante. E adesso ha spacciato a fine turno, anche ancora qua. Preferisce prendere Isola, probabilmente per prendere. O deve tirare un ta probabilmente tirerà Tatskur. No, avrei preso seconda Steam Vance. O ce l'hai in mano. Sì, in realtà adesso Cibac penso che sa già benissimo che deve spingere tantissimo, che uno scavenging non gli fa fare GG. Quindi vediamo come giocherà, dai. Vediamo, sicuramente a fine turno rimuoverà qualcosa. Sempre se riesce ad arrivare. Adesso vediamo. Il cantrip probabilmente. Altro fulmine. Toglie Gitaxian. Sì, ci sta, ci sta. Ecco, come avevo detto, sarebbero stati inseriti i fulmini, appunto perché sarebbero serviti per uccidere Talia, Scavenging. In questo caso ha ucciso sia uno Scavenging che i Casali. Casali che gli precludeva. Ha deciso di attaccare Cibac. Evidentemente la sua mano non gli permette niente di più, a meno che non abbia qualche piano strategico nascosto, però non riesco a vederlo.
Anche perché la sua mano era abbastanza subottimale. Armonico chiaramente ci girerà attorno il giocatore di UR. Comunque molto bravo. Una Serum Vision ha messo sotto? Sì, mi sa che ha messo sotto qualcosa. Non ho contato perché stavo cercando di capire cosa vuole fare Cibak. Cibak adesso a memoria mi sembra che gli rimanga in meno un armonico e Kikijiki ne ha pochi. Mi sa che il suo piano inizierà ad essere attaccare di Gerarca esaltato. Beh, può andare, giocare Kiki e attaccare per 4 e poi scombare magari il turno dopo con un qualunque pezzo. Aia, qua stiamo per vedere una stormata, mi sa. Desperate, Manamorphos. Con una piromancer in mano? Potrebbe scombare adesso, secondo te? Ce la fa? Io spero che il giocatore di Storm non si sia dimenticato dell'armonico. E mi sembra di aver visto Izzet Staticaster nella mano di Cibak. Sì, infatti aveva una mano abbastanza... Sì, ha risposte. Ha risposte sia Goblin, sia Pyromancer. E ha un pezzo della combo. Cioè, però comunque al giocatore di Storm comincia a stormare. Sì. Vuole chiudere adesso, mi sa. In questo caso... caricato a uno e passato, sì. Probabilmente si era dimenticato dell'armonico. Ah, ma ho scoperto adesso che è il giocatore che ha battuto Blasi, il giocatore di UR. Turno prima ha battuto Blasi agli addizionali. Povero Blasi, povero Blasi. Quanto mi dispiace per Blasi. Un giocatore che oltre alla skill aggiunge anche un grande skull, sicuramente. Molto fortunato, ma anche decisamente un ottimo giocatore, sicuramente. Parola di chi ci ha appena perso, quindi peggio di così, ragazzi. Eccolo. Strano che non abbia già tre Ascension caricate in campo al terzo turno. Veramente. Sì, obiettivo, dai. Non essere cattivo, già, si perde con sportività, infatti lo facciamo sempre noi. No, ma questa non è cattiveria, è oggettività, insomma. Se avessi visto e hai visto. Sì, ho visto. Mi sa che sta provando a ripartire con una stormata. Ah, abbiamo anche l'empty. Ah no, è pasta. È un pass in flames. Sì, è un pass in flames. Un brutto pass in flames, direi. Con un cimitero devastante. E... adentro Peschini, Riti, Manamorfosi. Ha di tutto. Quindi era solo un abbocco, probabilmente, quella piromanza Ascension. Ma non saprei se fosse stato un abbocco per semplicemente bloccargli il turno a non fare nulla, ma in questo momento diciamo che ha preparato un buon piano di vittoria. Si è fatto fuori la prima use, magari è anche sicuro che non ne abbia una seconda. Vediamo se scomba. Rito, ok. Quante carte ha in mano? Mi sa non tantissime, però il cimitero è troppo pieno. Mi sa che gliene è rimaste uno o due in mano. Sperando che ci sia una grape shot per mettere fine velocemente al game. Perché ogni tanto davvero la stormata di UR è straziante a volte. Quando sono alla ricerca del pezzo per chiudere e basta. E sono a tipo 30 spell attive. Adesso vediamo, sta tirando Riti, sta gainando mana, ha fatto Manamorphos in maniera tale da avere ancora blu in pool per tirare i cantrip che gli servono. Beh, adesso non... Sto mazzo ogni tanto ha la tendenza a chiodarsi in scombata, ma cioè onestamente con quel cimitero è difficile. Capita ogni tanto, ma è veramente di rado. Tra l'altro Cibak prima della che venisse uccisa Usa è riuscita a rimuovergli solo un Gitaxian Probe. Questo perlomeno gli precluderà una pescata, perché comunque di vite ne aveva abbastanza per utilizzare tutte e tre. Mi sembra che ce ne siano ancora due nel cimitero. Sì, generalmente quando mette lo smartphone lì l'avversario ha già perso, ma non lo sa. Blasi te lo può anche raccontare, mi sa.
Niente, Blasi non ha più voglia di raccontarci. È stato questa. Lo smartphone, l'ha visto, cioè, brutti ricordi. Dico solo che quest'uomo in Game 2 malligando 6 on the draw, con due land in gioco al terzo turno e dopo aver fatto una piromancer al secondo, propone un umile rito, manamorfosi, un bel goblin con un rosso in pool, fa doppia Gitaxian, carica uno, pesca. Cosa fa? Tira un bel rito per caricarla a due, in risposta a repeal su questa ascension in modo da non fargliela caricare. Lui va bene, con un rosso in pool fa rito, la rigioca. A questo punto gli resta un solo mana in pool, cosa fa? Un'altra Gitaxian, così la carica uno. Poi fa rito, quello giusto, così la carica di nuovo a due nello stesso turno. Con in mano una carta fa manamorfosi, pesca due. E a questo punto, con solamente tre mana in pool, pesca rito e pasta in flames e mi chiude in faccia. Insomma, un apo molto skillato, ma in realtà veramente bene, gioca molto bene, molto preciso nelle sue giocate. Anche perché, insomma, non sbagliando una pescata è difficile chiodarsi. Ma adesso la vera domanda è, ma che matto di merda è che gioca repeal? Non lo so, la lista me l'ha data Angelo Cadei, noto giocatore di liste brutte, io mi sono fidato e invece... Sì, mentre noi spariamo stronzate, però ha passato, e dopo aver sterminato un paio di Mana Dorks, ha passato giustamente, e adesso sta facendo il suo gioco da solo. Riempito la mano, certo. Si sperava magari che chiudesse direttamente, invece... Blood Moon? Blood Moon? Boh, non lo so. Blood Moon forse è un GG? Vediamo. Ah, ok. Blood Moon. Vediamo come la prenderà Cibac. Non credo che la prendesse. Gratta la testa, non è un buon segno. Sì, una visione del siero ci sta, effettivamente. Vedrà... ormai è chiusa. Ma dici che la carica questa Blood Moon? A due è possibile, con un cimitero così Blood Moon si carica sicuro, anche se c'è l'armonico che fa race, disperata, mio Dio. Beh, non ha molti turni comunque, ne ha 8. Sì, no, in 8 turni non si scomba, sicuro, guarda. Poi con Blood Moon giù, l'oppo... Sì, anche empty, sì, Z Staticaster non lo tira mai più perché non gioca isole, a meno che Cibac improvvisi qualcosa, ma... Restoration in più un pod, nulla di che. Pod utilissimo, bello da giocatore di pod, capisco benissimo cosa prova Cibac. Sensazioni. E il giocatore di Storm sta continuando a cantrippare, fondamentalmente ha tirato due mana Morphos, un Gitaxian, ha due mana nel pool in questo momento e tira un Pieretico, mi sa che è il piano di Empty. A tre mana, 4. Un altro Slate of End. Sta giocando gatto col topo. Empty the Warrens. Troppe spell. Sono 14 goblin. La partita finisce. Peccato. Peccato per il Mulligan di Cibac. Proprio. Ah no, qua non ha concesso. C'è un pod. Interessante. Mi sembra molto particolare il fatto che non abbia... Pensavo che ci fossero abbastanza... Ah no, non ci sono abbastanza pedine per killarlo. Ce ne sono 12 o 14. Adesso non è stato... Doppia Blood Moon per sicurezza. È un mazzo incantesimi. Beh, ormai onestamente non vedo out per Cibac. Nonostante stia giocando con pod giù, può prendere poco perché il Death Stratigaster ce l'ha in mano. Cosa? Potrebbe prendere un bello spegni anime che costa 2 e 2 neri da mettere un segno -1/-1 su tutte le creature, insomma. Ma che cos'è? Cos'è uno spegni anime? Ma queste carte le conosci è solo è quello tu. Che a breve si chiederà anche il suo avversario, buon Luca. Cioè, già da giocatori di Repeal cosa pretendere? Tra Pro Tour e questo ITM... Davvero mi sta venendo stravoglia di giocare Storm. Peccato che a me non giri mai in queste maniere, niente. Le parti... Cibac concede, non ha out e purtroppo muore senza giocare. Sapevamo che il matchup non era proprio facile per lui, ma
D'altronde è così. Quindi De Matteis si porta sul 5-0, dimostrando che la scelta dei pro a Valencia di portare UR aveva un senso tra Kai Bad e Finkel. Diciamo che comunque è un mazzo che nel momento in cui non trova particolare hit è inarrestabile, come tutti gli Storm e combo in generale. Infatti apprezzo che Lillo abbia cambiato idea su Storm, dato che all'ultimo torneo insomma me l'ha tirato addosso dicendo prova a chiudere prima del sesto o settimo turno senza chiodarti da solo, senza hit dall'avversario, e effettivamente non si riusciva. Si vede che vedere giocatori ben più esperti in altro senso di lui stesso gli ha fatto cambiare idea, insomma. Sì, dovrò chiedere al giocatore di Storm, di De Matteis, di insegnarmi, di istruirmi su come si pescano più di due lande con quel mazzo. Interessante. Forse ne dovrei giocare di più. Cioè, o più di due o meno di otto, insomma. Sì, sì, via di mezzo non me ne dà. Scusate, tra pochi minuti avremo Andrea Cibac e Luca De Matteis qui alla nostra station per una breve intervista sui due mazzi, facendo un minimo di deck touch su qualche carta particolare. So che Cibac giocava una Splicer, quindi insomma, e il nostro Angelo farà un po' di domande ai due ragazzi, quindi niente, ora arriveranno. Saluto Gigi da Messina. Fantastico, ottimo. Ottimo, ragazzi, ci vediamo tra pochissimo, a breve. Ciao. Ciao.